Dopo il dissequestro da parte della magistratura di quel che resta del ponte di Albiano Magra, adesso si apre la discussione sulle modalità per la ricostruzione e la necessità di fare in fretta, visto che il collegamento tra Toscana e Liguria è ormai impossibile da più di 6 mesi. Nonostante la fine del mandato da presidente della regione, il ruolo di commissario straordinario resta nelle mani di Enrico Rossi e il suo successore Eugenio Giani auspica che a lui siano affidati compiti in tutto e per tutto uguali a quelli utilizzati per ricostruire il ponte di Genova. Rossi è formalmente il commissario, ma le procedure d'appalto sono quelle dell'ANAS che deve mettere i soldi, ha detto il neogovernatore. Se non viene chiarito questo ruolo, insieme alla necessità di usare delle procedure che consentano una rapidità di esecuzione, rischiamo di rimanere annodati. Il ponte di Albiano Magra, sottolineato Giani, sarà la prima preoccupazione che esternerò al ministro dei trasporti De Micheli, uno dei primi che incontrerò. Giani inoltre avrebbe ben chiaro in mente come tagliare i tempi. Chiederò che vengano attribuiti al commissario i poteri che sono stati dati per Genova. È un'esigenza, ha spiegato, che viene posta pure dalla difesa del suolo. Il ponte, nel momento in cui si è poggiato sul greto del fiume, infatti costituisce un effetto diga. Quindi è particolarmente pericoloso nei mesi più piovosi dell'anno, novembre e dicembre. È necessario, ha concluso Giani, avere subito i poteri adeguati per liberare il letto del fiume, oltre che per costruire le rampe provvisorie.